in questo clima, in questo ambiente non direttivo, quando non dirigiamo troppo, possiamo esprimere l'autenticità, l'empatia, l'accettazione incondizionata, che attraverso l'ascolto, come si fa ad esprimere questo se non in un ambiente, in un setting non direttivo? Dalla mia esperienza sono arrivato a percepire che se posso creare l'ambiente adatto, la relazione adeguata, le condizioni appropriate, il processo del movimento terapeutico, cioè la crescita del cliente, insomma, sarà quasi inevitabile nel mio cliente. Quando mi chiedo qual è questo ambiente, quali sono queste condizioni, si manifesteranno nel colloquio con la donna che sto per con la quale sto per parlare. Permettetemi di descrivere brevemente, dice, quali sono queste condizioni e come io le vedo. Prima di tutto, la domanda, dice, la domanda che mi faccio quando sto per incontrare una persona che mi vuole aiutare è: posso io essere reale nella relazione? Ciò è stato per me di crescente e vitale importanza negli anni. Reale nel senso di autentico, vero. Sento, dice, che la genuinità è un altro modo per descrivere la qualità che mi piacerebbe avere in quel colloquio. La genuinità, quello che abbiamo sempre detto, l'autenticità nella relazione. Mi piace il termine congruenza, diceva Rogers, con il quale mi riferisco al fatto che quanto sto sperimentando dentro di me è presente nella relazione, nella mia coscienza, cioè consapevole di quanto sente durante il colloquio, ed emerge attraverso la mia comunicazione. In un certo modo, e quando ho questa qualità, la concorrenza, cioè, sono realmente una parte nella relazione. Allora c'è una vera relazione. Quando riesce a, ma ricordo il positivo precedente, a sentirsi, a essere consapevole di ciò che sente lui dentro, mentre sta parlando con il cliente. Con questa consapevolezza permette, quindi l'autenticità, la congruenza consapevole, permette, dice Rogers, di costruire una relazione vera. Cioè allora veramente si entra in relazione. Quindi vedete, sono realmente una parte nella relazione. C'è un altro modo di descriverlo per me, dice, sento che nella relazione mi piacerebbe che ci fosse trasparenza e vorrei che il mio cliente
vedermi dentro totalmente, che non ci sia niente di nascosto. Questa, insomma, è per Rogers la condizione principale per riuscire in una relazione d'aiuto, che lui possa essere genuino, trasparente nella relazione con il cliente, ma io direi in generale nella relazione con gli altri, nelle relazioni significative. Questo è importante, quindi questa consapevolezza, congruenza e trasparenza. E continuo, dice, quando sono realmente in questo particolare modo, so che i miei sentimenti personali emergono alla mia coscienza e vengono espressi in modo che siano inclusi nella relazione con la mia cliente. Ciò che lui è, ciò che lui sente, entra a far parte di quel rapporto, viene fuori. E la seconda domanda che mi farei, che mi faccio, dice Rogers, quando sto per incontrare cliente che chiede aiuto, e mi ritroverò ad apprezzare questa persona, a prendermi cura di questa persona, cioè mi dice, sarò capace di valorizzarla, di accettarla in definitiva, vai con la diapositiva, sarò in grado di accettarla senza condizioni. Assumendo che non voglio fingere di farmi carico di cose che non sento. Se non mi piace il mio cliente in maniera persistente, intende, non mi piace come persona, chiaramente non mi piace un suo modo di fare, un suo un comportamento, un suo atteggiamento, no? Sento che la cosa migliore è esprimerlo. Infatti so che il processo terapeutico è molto più probabile, cioè il cambiamento, il miglioramento del cliente, più probabile se c'è questo scambio, che i cambiamenti avvengono se sento accettazione reale, quindi senza fingere, la considerazione di questa persona come di un individuo reale, la potremmo chiamare accettazione. Noi abbiamo sempre chiamato l'accettazione incondizionata della persona. Prendersi cura, possiamo chiamarla amore non possessivo, quindi senza condizioni, come dicevamo l'altra volta, l'amore tra virgolette altruistico, per distinguerlo dall'amore egoistico. Altra domanda che mi faccio, di Rogers, prima di incontrare una persona che voglio aiutare, è: riuscirò a comprendere il mondo interiore di questo individuo dall'interno? Vai con la diapositiva. E poi questa è la terza condizione, abbiamo sempre detto. Qual è? L'empatia. Potrò vedere attraverso i suoi occhi, sarò capace di essere sufficientemente sensibile per muovermi dentro al mondo interno dei suoi sentimenti, al punto che io possa sapere che cosa si trova ad essere lei, di modo che possa rendermi conto non solo dei significati superficiali, ma anche di alcuni significati che si adagiano al di sotto della superficie. Quindi il mondo è vissuto, il mondo interiore di questa persona.
dicendo: so che se posso permettermi delicatamente, ed accuratamente, di entrare nel suo mondo di esperienze umane, il movimento e il cambiamento terapeutico sono più probabili. Possiamo dire la crescita della persona, nel senso della crescita di quella persona. Supponiamo che io sia fortunato, dice Rogers, e che possa realmente sperimentare alcune di queste qualità nella relazione, cioè quelle condizioni che abbiamo visto. Dice: supponiamo che riesca ad essere accettante, empatico, vero, autentico. E allora è possibile che succedano diverse cose. Tanto dalla mia esperienza clinica come dalle mie ricerche ho notato che se le qualità che ho descritto, cioè le condizioni, sono presenti, tendono a succedere alcune cose. Cioè che il cliente esplorerà i suoi sentimenti, i suoi atteggiamenti più profondi, e vi pare poco, cioè riesce a diventare più consapevole, più se stesso, a chiarirsi. È probabile che scopra alcuni aspetti ignoti di se stesso e dei quali prima non era cosciente. Inoltre, sentendosi stimata da parte mia, perché si sente capita, si sente seguita con questo atteggiamento non direttivo e quindi valorizzata, è possibile che dia più valore a se stessa, dice. Sentendo che i suoi significati sono da me compresi, è probabile che sia più veloce ad ascoltare se stessa e ad ascoltare ciò che sta succedendo nella sua propria esperienza. E parla di esperienza attuale, cioè poco a poco si abitua a leggersi più velocemente dentro nel ciò che le succede in quel momento, nel presente, ascoltare significati personali che non ha potuto incontrare prima. Può darsi che se percepisce l'autenticità da parte mia sia capace di essere più autentica con se stessa, perché l'autenticità è qualcosa che si contagia poi, no? La persona dice: se tu ti permetti di essere quello che sei, perché non posso provarci anch'io? E quindi ma questo altro cambiamento, quindi un aumento dell'autostima, un aumento della consapevolezza, ma anche un aumento dell'autenticità nell'altro. Dice: mi aspetto che ci sarà qualche cambiamento nel suo modo di esprimersi anche, o almeno questa è stata la mia esperienza, dice.